Direi che questo mese di spazio ne abbiamo sicuramente e anche di colonne, una qui e una qui. Ok, ragazzi, anche questo mese la casa direi che è molto particolare. Vi ricordiamo che al momento siamo qui in Bulgaria, precisamente a Sofia, e qui siamo in una zona molto residenziale, una zona che sembra proprio un paesino, non sembra di stare in città. Questa è la porta e già partendo dalla porta noi abbiamo avuto subito in mente, ma questo posto ci ricorda un ufficio. E voi direte, un ufficio? Ma non avete un Airbnb? Sì, però secondo noi è stato ristrutturato e reso una casa, però precedentemente secondo noi era un ufficio ed è per questo che ha parecchie stranezze, ma le vedremo poi nel corso di questo video. Allora, qui abbiamo delle mega finestre, adesso non ho tirato tutte le persiane su, altrimenti ci vedono tutti perché siamo al piano terra. E anche se voi notate, no, queste tende e le persiane che sono fatte così tipo oscuranti sono molto da ufficio in realtà, non dà idea di una casa. Comunque super figo perché c'è questa finestra, è enorme. Cioè, guardate quanto è grande, tiene tutta la casa praticamente. Cioè, se noi tiriamo tutte le serrande su, c'è una luce che manco non lo so dove, ragazzi. Quindi siamo davvero felicissime di iniziare una nuova avventura in questa città e anche in questa casa, perché ragazzi, la casa è una parte fondamentale dei nostri viaggi. Non è come quando si va in vacanza che si sta 2 giorni in un hotel, noi viviamo proprio la casa perché ci stiamo dentro un mese e quindi è fondamentale. E devo dire che ormai lo sapete, siamo sempre felicissime di cambiare, di uscire dalla nostra comfort zone, di trovarci in situazioni particolari, però comunque allo stesso tempo è ovvio che non sia sempre facile, è ovvio che comunque dobbiamo adattarci ad un nuovo spazio. Uno dei modi migliori per sentirci sempre a casa, anche quando non lo siamo, è grazie alla VPN di Surfshark. Vi abbiamo già parlato di questo fantastico servizio, ma veramente da quando noi usufruiamo della VPN ci sentiamo molto più a casa rispetto a prima, perché non so se lo sapete, ma ragazzi, all'estero non potrete vedere nessun sito, nessuno streaming italiano. Infatti, se noi vogliamo vedere Canale 5, un programma su Rai 1, non lo possiamo fare perché appunto non siamo più in Italia. Ma grazie alla VPN questa cosa non succede. Quindi, con un semplice clic possiamo trasportarci indirettamente, diciamo, in Italia e poter vedere i nostri programmi preferiti. Ma ragazzi, anche semplicemente banalmente ascoltare un po' di musica su Spotify non lo possiamo fare perché avendo appunto un account italiano fuori dall'Italia non funziona più, ma attivando la VPN di Surfshark questo è possibile, quindi tutte le mattine noi ci possiamo ascoltare finalmente le nostre canzoni preferite. Ma anche stando in Italia, ad esempio, se voi volete vedervi una serie TV americana, una serie TV giapponese, non lo potrete fare perché appunto non siete in America, non siete in Giappone, ma se voi attivate la VPN di Surfshark lo potete fare spostandovi appunto virtualmente in ogni parte del mondo. La funzione però principale della nostra amica VPN è proprio quella di tenerci al sicuro sul web e come tutti sappiamo più sicurezza c'è online e meglio è. Purtroppo internet per molti aspetti non è un luogo sicuro, ma grazie alla VPN di Surfshark i nostri dati vengono crittografati e quindi mantenuti al sicuro come all'interno di una bolla. In poche parole, la nostra identità, le nostre attività, la nostra posizione online viene nascosta e protetta e quindi eviteremo delle brutte sorprese. Oltre a potervi spostare virtualmente in ogni parte del mondo che volete, grazie alla VPN potrete anche superare i blocchi geografici e le restrizioni governative. Ma questo che vuol dire? Che ragazzi, non so se lo sapete, ma in alcune parti del mondo, come ad esempio in Asia, molti siti web, molti programmi, molti social vengono bloccati appunto dal governo. Ma grazie alla VPN questo problema non esisterà più. L'ultima cosa che ci rimane da dirvi è che ovviamente abbiamo un codice speciale per voi. Infatti, se usate il codice LUCRECHIA
avrete ben 3 mesi extra gratuiti sul sito di Surfshark cliccando qui sotto il link in descrizione. Quindi direi che non potete assolutamente rinunciare a questa offerta esclusiva e vi ricordo che con Surfshark avrete 30 giorni di soddisfatti o rimborsati, quindi ragazzi, in poche parole, avete 30 giorni per provare il servizio e se non doveste essere soddisfatti potete sempre annullarlo quando volete. Tornando al nostro home tour, vi volevamo intanto dire che questa casa è un monolocale, quindi abbiamo tutto praticamente in questo quadrato, tutto nella stessa stanza, non abbiamo la camera da letto separata, ovviamente l'unica cosa separata è il bagno e poi nel bagno ci sarà una bella chicca che vi dobbiamo far vedere. Allora, partendo da questo lato, intanto vi facciamo vedere che abbiamo altre due vetrate da ufficio assurde. E queste tele funzionano praticamente così. Mi sento molto una banchiera in questo mese. Banchiera. Allora, qua abbiamo un bel mobiletto con tutti questi cassetti. Qua ci abbiamo messo tutti i nostri impicci vari, medicine, piastra per i capelli, assorbenti, cose per il computer, di tutto e di più. Poi abbiamo questi altri cassetti dove noi abbiamo messo un tante calzini, reggiseni, cose varie. Qua abbiamo messo le maglie e ok. Qua abbiamo la televisione, non abbiamo nemmeno provato a vedere se funziona, no. Intanto parlano in bulgaro, quindi è inutile averla, ma magari è una smart TV. Non penso proprio. Qua c'è questo mobiletto dove c'erano messe qua dentro delle lenzuola. Qua dietro alla televisione abbiamo il router del wifi e il wifi qua è un bel problema perché va lentissimo, anzi diciamo le cose come stanno, in realtà va bene internet, carica i video su YouTube, carica Spotify, carica gli streaming, carica tutto tranne i nostri video su YouTube, nel senso il caricamento proprio del video, quello ci mette una giornata intera per pubblicare un video da 10 minuti. Da questa parte c'è il nostro tavolo barra scrivania e qua c'è proprio il tocco che ci fa capire che questo era un ufficio. Guardate le sedie. Sì, cioè ragazzi, non è una sala da pranzo, no. Direi. Sia proprio il tavolo sia la sedia si vede che era un ufficio praticamente. Però è comoda, è posso comodo, dire. Sì. E quindi qui diamo proprio sfogo alla nostra produttività. Produttività, essendo anche comode sulla sedia. Da questo lato altre due finestrone e poi le finestre sono finite. Meno male, se no. No, no, le finestre. No. No, benissimo. Le finestre vanno benissimo, ce ne potevano essere anche il doppio. Noi ricerchiamo sempre la luce qua, ce l'abbiamo avuta. C'è un'altra colonna, questa volta non tonda ma rettangolare, che diciamo separa la parte letto e la parte salotto dalla cucina. E questa fa parte appunto della cucina. Qua ci sono questi mobiletti dove noi abbiamo messo le nostre cose per la colazione, la pasta, il pane, le lenticchie. Qua ci sono delle spezie che ci siamo tenute dai vecchi esatto. Turisti, diciamo. Alcune scadute 10 anni fa, sì, però vabbè. Vabbè, le spezie non scadono per noi. Qua c'è il bollitore, cosa che non c'era nello scorso appartamento a Bucarest, invece qua c'è. E qua c'è la nostra frutta e qua c'è questo accrocco enorme, diciamo, per fare il caffè, ma non lo so. Non lo so, mi sembra molto vecchio. Ci sono i cassetti e come vedete c'è poca roba. Sì. No, vabbè, alcune forchette stanno lì che le usiamo però e le facciamo scolare. C'è un cucchiaio. Un cucchiaio, uno. Quindi la minestra non si magna. Un cucchiaio e un cucchiaino, niente di più. Ci sono vari coltellacci belli potenti. Maronna! E qualche forchetta, però vabbè c'è proprio poco, non abbiamo neanche il mestolo e ste cose. E poi invece qua sotto c'è la parte dei piatti, padelle, pentole. Abbiamo una bella padella per fare le crepe. Beh, io me le farei delle crepe. Sì, perché questa è proprio quella fatta apposta. Poi abbiamo una padella normale, una pentola normale. Vabbè, dai, non ci lamentiamo. I piatti sono un po' demodé, non so come dire. Un po'
di antiquariato. Io ho pensato, cioè, secondo me, tanto per dire, la proprietaria non sapeva che farsene di questi piatti, perché no, uno si riempie sempre la casa di piatti vecchi e quindi li ha messi nell'Airbnb. Ci sta, devo dire. Cioè, sono tutti diversi, sono tipo i piatti della nonna proprio. Guardate. Oh, pure rotto. Chissà quante persone ci hanno mangiato qui sopra. E poi guardate qua che cosa sbuca fuori. Oh. Teglie del forno già utilizzate, quelle usa e getta, vabbè. Teglie del forno perché abbiamo il forno. Quindi. Il frigo lo fai vedere tu? Yes. Ok. Il frigo non c'è niente da dire di negativo perché è molto grande, è proprio quei frigoriferi sì. Grandi. E c'è la parte del frigo, la parte del freezer e siamo a posto. Poi ragazzi, questo spazio, no, per farvi capire come è fatto, qui c'è la parte tipo un po' dispensa, diciamo, sì. Impicci, e qui c'è la parte per cucinare, quindi c'è il lavandino, c'è la cappa, c'è il fornello e c'è il forno. Che alla fine ci sta come idea, no? Fosse stato tutto bianco perché fanno i muri delle case colorate. Io questa cosa la odio. Perché poi un conto è fare una piccola parete colorata, ci sta che dà quel tocco in più, però... Solo quella, o solo questa, infatti, basta, infatti. Non tutto verde, perché diventa nauseante. Ma era un ufficio. Qui ci sono bicchieri vari, boh, vabbè, cose varie, borracce. Bicchieri, borracce. E lavandino, ok, qua c'è il fornello a induzione, il forno dobbiamo ancora provarlo. Vediamo un po'. Qua c'è un comodino che l'hanno reso da cucina, ma questo era da ufficio. Certo. Era da ufficio. No, è folle. Comunque, tutto sommato, io direi che la cucina ci sta. Alla fine è anche abbastanza moderna, perché sì. Magari hanno anche ristrutturato questo spazio comunque recentemente, quindi cioè, si vede che comunque non è male come cucina. Anche la cappa è enorme. Ha due cose di aspirazione, sì. Quindi vabbè, dai, non ci possiamo lamentare. Come vi dicevamo, è un monolocale, quindi qua c'è il letto. Anche se non dà per niente fastidio che sia nello stesso spazio della cucina, perché c'è, è enorme lo spazio, quindi voglio dire, non è un problema. Forse, pensandoci, avrei fatto questo lì. Ok, beh, sì, che così era più distante. Che così era dall'altra parte, sì. La dispensa vicino al letto, che sì. Così era meno, okay, però sì. Magari i tubi non erano, qua. Beh, sì, può essere. E, comunque, qui c'è un coso da sala d'attesa in ufficio. Sai qua sotto quando mettono i giornali da leggere, proprio, sì, ma, sì. Mamma mia, solo noi capiamo queste situazioni strane. E qua c'è un divano letto, in realtà. E la parte di Chiara è un po' sfondata, un po'. La mia invece è più dura, però ti hai detto che ti va sì, bene morbido. Sì, sì, sì. Ok. E qua ci sono i nostri pigiami e qui c'è un armadio. Potresti accendere le lampade. Ah, ok. E luce fu. E luce fu. Qui abbiamo uno specchio. Così almeno ci possiamo vedere interamente. Il nostro outfit. Beh, non c'è sempre, lo specchio. No, non c'è quasi mai. Quindi, e qui c'è l'armadio. Che sbatte sul letto. Sì, che non si riesce ad aprire bene. Un po' particolare. Vabbè, dai, però ci sta, c'è stato tutto. Poi ci sono quei comodini lì per ritirare le altre cose. Sì, esatto, quindi. Qua abbiamo messo anche le valigie. Manca il pezzo forte, ovvero... Il bagno! Il bagno! Siete pronti? Benvenuti nella nostra toilette di questo mese. Allora, beh, cosa c'è di strano? Guardate, un bello specchio, una bella luce, un bel lavandino anche abbastanza grande, moderno, con il, qua, il coso del lavandino attaccato giusto. Che non è scontato. No! Qua non c'è proprio niente. Oh, Madonna! C'è anche un getto d'acqua veramente potente. Ed è super bollente e super congelata. Quindi meglio di così non si può. Qua abbiamo i due mobiletti. Con anche alcune cose appunto lasciate o dalla proprietaria o dagli altri per pulire casa, pulire il pavimento. Abbiamo un po' di tutto. Qua abbiamo l'asciugamano, qua abbiamo questo
comodino. Quindi sembra un comodino, una mensola. Una mensola con tutte le nostre cose sopra. Partiamo con una cosa particolare. Si apre. Allora, stai attenta, Chiara. Si apre e... Si apre! Vedete? Voi cliccate. Se voi fate così, questo... Oh, no. Schizza! Allora, noi a volte ci laviamo i piedi di sera con questo, facendo così, nel cesso, così. Se no, potrebbe essere una sorta di... bidet. Povera, non lo so, sinceramente mi sembra una cosa un po' strana. Ok, poi qua sotto abbiamo questo, il coso dove mettere l'acqua per lavare, sì, il pavimento, e abbiamo questo che è fighissimo, sì, per lavare il pavimento, perché voi mettete questo lì dentro con l'acqua e il poi sapone, tiri qui, poi tiri qui e guardate, strizza. Strizza. Fighissimo. Sì, sì, è fighissimo. Ed è fighissimo perché lava benissimo, lascia poca acqua, quindi si asciuga subito e va negli angoli. Sì, se non me lo metti in faccia, ed è anche nuovo. Da questa parte abbiamo i nostri due asciugamani. Qua abbiamo il water. E ragazzi, la doccia. E qui abbiamo la tenda per chiudere, no? Come una vera doccia. E dietro alla tenda si chiude anche il water. Non c'è un anche un piccolo gradino per non far scappare l'acqua dappertutto, abbiamo solo questo, meno male che l'hanno fatto. E boh, quindi uno si fa la doccia qua, sul water. No, io non so. Questa cosa è veramente assurda perché dico, non è comodo. Ma poi l'hanno rifatto, no, sto bagno, comunque è nuovo, se uno vede anche i sanitari, ma come ti viene in mente di fare una cosa del genere? Forse per gli impianti che già c'erano. Cioè, non lo so, soprattutto per lavare i capelli. Sai quanto sporchi dappertutto? Infatti la proprietaria, prima di arrivare proprio nell'appartamento, ci ha mandato un messaggio con tutte le indicazioni per fare il check-in, il self-check-in, come al solito, e ci ha scritto: che cosa, state attenta alla doccia, asciugate il pavimento dopo aver fatto la doccia. Beh, non l'avrei mai detto. È terribile. Non so, cosa. Io stavo pensando che secondo me i capelli forse è meglio lavarli nel lavandino. Con qui c'hai questo come il parrucchiere. Ah, ecco, ecco che cosa serve. Così zoom, beh, forse è più comodo. Ma anche se ci mettiamo che una li lava l'altra, E con questo è proprio parrucchiere, no? Parrucchiere, è proprio uguale. È uguale. Uno si deve accontentare, ogni mese c'è una piccola particolarità. Uno si abitua un po' a tutto. Allora, abbiamo pagato per un mese di permanenza qui in questa casa a Sofia circa 500 euro, 497, 500 euro praticamente. Vi ricordiamo sempre, mi raccomando ragazzi, che noi parliamo di appartamenti turistici, perché poi alcuni ci scrivono nei commenti: ma a Sofia si trovano degli affitti molto più bassi. È ovvio che sì, ma noi non veniamo qui a vivere, ok? Mm-hmm. Stiamo qui un mese, quindi possiamo stare solo negli Airbnb, quindi è normale che i prezzi siano diversi. Ovviamente non stiamo tanto in centro, sì, comunque 40 minuti a piedi, abbondanti. Appunto, il wifi, come vi abbiamo detto, non è che va una meraviglia. La doccia è quello che è e la lavatrice non c'è. Quindi, secondo me, come qualità-prezzo non è proprio il top. Magari anche che comunque più si va verso l'estate, più aumentano i prezzi. Sì, si nota tantissimo, sì, la differenza, ragazzi. Cioè, a luglio, per dire, ci sono dei prezzi totalmente diversi in qualsiasi parte d'Europa. Comunque io direi che dai, dobbiamo solo un attimo adattarci, sì, su alcune questioni, però in linea di massima abbiamo un bello spazio e insomma stiamo tranquille, ci sta alla grande. Bene, quindi siamo arrivate alla fine anche di questo home tour. Fateci sapere nei commenti che
che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ricordatevi che se vi interessa provare il servizio di VPN di Surfshark, qui sotto in descrizione avrete un'offerta esclusiva con il nostro codice sconto Lucrechia, ovvero 3 mesi extra gratuiti sul sito di Surfshark. E ricordatevi anche dei 30 giorni soddisfatti o rimborsati, così potrete provare con tutta comodità il servizio e poi vedere che cosa fare in futuro. Bene, io direi che ci vediamo alla prossima avventura direttamente da qui, dalla Bulgaria. Lasciate un bel like, alla prossima. Ciao!